Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. In questi ultimi giorni, a distanza di poco tempo al termine del programma, alcuni concorrenti hanno cambiato completamente idea riguardo alcuni vipponi. Nella casa infatti sta iniziando a scatenarsi il panico. I vipponi sono ormai sfiniti di questi 5 mesi del programma e sperano di tornare presto nelle proprie abitazioni, altri invece sperano in una vincita del programma e non vedono l'ora quindi di assistere alla finale. I dissapori, soprattutto in queste ultime ore, hanno agitato perfino i concorrenti più pacati. Come ben saprete, quello che noi osserviamo come un semplice reality, dai concorrenti è visto come un vero gioco. Cercano infatti in tutti i modi di trasmettere al pubblico la migliore versione di sé così da conquistarsi il loro supporto. Lulu al GFV. Alcuni dei concorrenti presenti all'interno della casa fino ad oggi quindi non si sono mai mostrati realmente e questo ha fatto letteralmente infuriare i geffini che hanno deciso di esporsi. Il tutto fatto consapevolmente, così da attirare l'attenzione del pubblico per ciò che si è realmente e non per ciò che si finge di essere, accendendo perfino le numerose critiche. Lulu letteralmente contro di lui al GF VIP, ecco il reale motivo. La vippona non ha mai cercato di scontrarsi con gli altri concorrenti, anche se spesso esprime la sua opinione e si mostra per ciò che realmente è. Sono numerose infatti le discussioni a cui ha preso parte, difendendo le persone a lei care. In questi ultimi giorni, la vippona Soleil Sorge si è ritrovata in un confronto inaspettato. Ha infatti espresso la sua opinione negativa sul geffino Davide, il quale ha poi deciso di controbattere iniziando una vera guerra fra le mura della casa. La vippona non è particolarmente legata a Soleil ed anzi, non nutre affatto una simpatia nei suoi confronti. Lulu contro Davide. La discussione accesa con il vippone Davide però ha fatto sì che la ragazza si schierasse dalla parte della tanto chiacchierata vippona. Secondo la principessa infatti il ragazzo non si è mai esposto e non trova giusto che, ad un passo dalla finale, abbia deciso di attirare nei suoi confronti l'attenzione del pubblico. Non si mette mai in mezzo lui, non vuole perché non ha le palle. Non i caglioni, mi dispiace dirlo ma non li ha. Il suo pensiero era, non litigo con nessuno, non metto in mezzo nessuno. Così rimane fino alla fine, non è bello questo, bisogna avere i caglioni nella vita e purtroppo tanta gente qui dentro non li ha. È un infame ed un furbo. Queste sono le parole della geffina nei confronti di Davide, il quale attualmente non è all'insaputa di tutto ma, sicuramente, a breve la ragazza si farà avanti esponendo il suo pensiero. Voi cosa ne pensate? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.